Il master è un master multidisciplinare che ha i suoi punti di forza nell'eterogeneità dei docenti e nell'eterogeneità dei partecipanti. Oltre a questo abbiamo una serie di contributi industriali per fornire non soltanto una prospettiva teorica ma anche una prospettiva pratica. Il fatto che il master sia promosso dalle tre università toscane più la scuola Sant'Anna, perciò Università di Pisa, Università di Siena, Università di Firenze e la Scuola Superiore Sant'Anna, è anche garanzia dell'impegno dei docenti e delle strutture a cui questi afferiscono e del risultato che dal master si potrà ottenere. Per questo master abbiamo pensato a una formula sul weekend per avere un impatto minore per le persone che lavorano in azienda e per coniugare l'aspetto di apprendimento con l'aspetto di pratica. Perciò l'idea è riuscire a consumare soltanto una parte della settimana in attività in classe e utilizzare il resto della settimana per continuare nel proprio lavoro, dove applicare però i concetti appresi durante il master. Il master si interisce all'interno di un percorso iniziato dalla Regione Toscana diversi anni fa. In particolare la Regione ha finanziato un progetto che riguarda gli assessment, l'analisi dell'evoluzione dello stato di maturità delle imprese 4.0 in Toscana. Dopo di questo la Scuola Superiore Sant'Anna ha vinto un progetto del MISE per il coordinamento di una piattaforma sulla robotica. A questo, che si chiama Artes, partecipano imprese non soltanto toscane ma anche esterne, anche italiane e multinazionali. L'ultimo dei progetti vinti è il progetto che riguarda il distretto 4.0, che vede Gate, una realtà del territorio pisano, coordinare il distretto insieme all'Università di Pisa, di Firenze e di Siena, e con oltre 140 imprese che partecipano e animeranno il distretto stesso. Il master si focalizza sulla trasformazione digitale. Non è un master solo sulle tecnologie, è un master su come le tecnologie possono essere applicate in maniera intelligente per trasformare un'impresa da impresa tradizionale a impresa digitale. Lo scopo non è quello di formare una persona esperta della stampa 3D, dell'augmented reality o dell'intelligenza artificiale. Lo scopo è quello di formare una persona capace di prendere le giuste decisioni nell'azienda nella quale opera. L'idea è quella che il digitalization manager sia uno in grado di analizzare i processi e di accompagnare l'impresa nella trasformazione da processi standard a processi digitali, facendo uso certo delle tecnologie che dovrà conoscere, ma le dovrà conoscere sapendo quali usare e quali non usare.